Niente, ci vogliono costringere ad utilizzare le storie. Dopo Snapchat, dopo Instagram, dopo ultimamente anche Facebook Story, è arrivato un nuovo aggiornamento per WhatsApp che porterà a WhatsApp Status, che è praticamente la stessa cosa. Ora vi mostro come funziona. In realtà io ho dovuto fare un piccolo trucchetto per poterlo provare in anteprima. Voi lo riceverete nelle prossime ore, al massimo nei prossimi giorni, e potrebbe cambiare qualcosina rispetto a all'interfaccia che vi faccio vedere, ma insomma, la sostanza è quella lì. Arrivati sulla home di WhatsApp ci saranno un paio di cambiamenti. Sulla destra avete la scheda stato, sulla sinistra c'è un'icona per accedere alla fotocamera. Se andiamo sulla sezione stato, avrete qua l'elenco di tutti gli aggiornamenti degli stati dei vostri contatti. Si possono selezionare entrando e visualizzare esattamente come Instagram Story oppure le storie di Facebook recentemente. Possiamo poi andare a vedere quante visualizzazioni ci sono state ed eventualmente andare a condividere nel caso si tratti del nostro stato. Qui su in basso a destra c'è questo bottone che ci permette di andare ad aggiungere nuove foto o nuovi video, nuove scritte, eccetera, per la nostra storia. Possiamo accedere direttamente a queste funzioni entrando qua sulla sinistra. Ci facciamo un selfie, dopodiché possiamo andarlo a ridimensionare in questo modo. Possiamo anche andare ad aggiungere una faccina stupida e eventualmente andare a scrivere del testo. Possiamo ingrandirlo, rimpicciolirlo come vogliamo. Possiamo fare anche un disegno. Ecco qua. Dopodiché possiamo andarlo a condividere. Per la condivisione possiamo condividere direttamente caricandolo nel nostro stato. Con questa icona possiamo scegliere con quali persone deve essere condiviso, quindi i miei contatti eccetto, quindi andando a eliminare qualcuno che non vogliamo possa vedere il nostro stato, oppure direttamente con contatti selezionati dal nostro elenco. Altrimenti andiamo a toccare e verrà condiviso con tutti. Una cosa interessante è che possiamo entrare nei dettagli dello stato, vedere i vari contenuti che abbiamo condiviso e andarli a ricondividere inviandoli ad un contatto, un gruppo, eccetera. Per esempio, se faccio così, posso scegliere di andare a selezionare un gruppo o un contatto preferito a cui andare ad inviare, la singola foto, il singolo video che è stato registrato. Ultima cosa che volevo segnalarvi è che volendo si possono anche scegliere video e foto scattati in precedenza, quindi non bisogna per forza fare una cosa in live per poter aggiornare lo stato. Allora, ne sentivate la mancanza? Ma io onestamente no, però capisco che chi utilizza WhatsApp magari non sono gli stessi utenti che utilizzano anche Facebook, Snapchat e Instagram, per cui ci può stare. Direi che per questo video è tutto, se avete altre domande vi invito a lasciarle qua sotto nei commenti, vi chiedo anche di lasciare un like se vi è piaciuto questo video e di iscrivervi al nostro canale per vederne tanti altri, recensioni e anteprime come in questo caso. Direi che per il momento è tutto, io sono Matteo, vi ringrazio per aver scelto tutto Android, ci vediamo al prossimo video, ciao!